Innanzitutto volevo ringraziare la stampa per essere presente a questa nostra presentazione di un progetto che viene dal 2004, quindi nuovo, che è nato grazie agli aiuti di Regione Lombardia di cooperazione con il Ghana. Oggi diamo inizio ad uno stage di preparazione per un programma che la nostra azienda ospedaliera ha sviluppato con il Ministero della Sanità del Ghana, che riguarda la preparazione per lo studio e una futura apertura di un poliambulatorio diabetologico direttamente nello stato del Ghana. Ma io penso che questo sia solo l'inizio di una collaborazione sanitaria assistenziale con la Repubblica del Ghana, che iniziando un percorso sulle malattie metaboliche continuerà poi sulla prevenzione del cancro alla cervice nelle giovani donne. La Repubblica del Ghana è una repubblica che ha bisogno assolutamente di essere aiutata dal punto di vista sanitario. Se noi andiamo a vedere quali sono gli indici di mortalità, gli indici di natalità di questa repubblica, possiamo dire solo una cosa: pensate che la sopravvivenza media in Ghana sia per gli uomini che per le donne è di 58 anni, quindi questo significa che la nostra azione di aiuto dovrà spaziare dalle malattie metaboliche all'HIV e a tutte le altre patologie degenerative che colpiscono le società che si stanno industrializzando. In questi 4 anni siamo fieri e ringraziamo tuttora sia l'ospedale di Treviglio sia il nostro consigliere regionale, tramite il quale abbiamo avuto questo grosso impatto dell'aiuto. Abbiamo fino ad oggi riuscito a formare 22 infermieri e 6 medici, il quale, come ha menzionato anche dottor Bosiago, la nazione Ghana è molto ma molto lusingato e contento di quello. Quindi, entrando in questa fase, non dico altro che spero che sia migliore della precedente prima fase, e sono sicuro di questo. Ringrazio tutti. Grazie tanto. Several doctors and nurses have come to this hospital on 3 months attachment, and the impact of this project has been very tremendous. The first phase of the project came to an end last year, but because of the impact that we felt, our minister pleaded that we should continue with that attachment even as we go on to the second phase. First of all, it has improved the quality of services that the nurses are giving to the people. The nurses themselves are also very happy because they have been exposed to new things in Italy. So more and more nurses want to come in and have that experience. They are very happy, the patients are happy, the nurses are happy, everybody is happy. What's your hope for the future of the hospital in Ghana? Oh, the hospital has a very bright future. Already we have other links with other hospitals in other countries. And if we get this link with Treviglio Hospital going, it will improve the services that are being rendered at that hospital in Kumasi. So you are 100% satisfied? Yes, we are very satisfied, but we want more. Good luck. Thank you.
qual è il ruolo della regione Lombardia in questi progetti e soprattutto lo spirito di questi progetti? Ma diamo innanzitutto merito all'associazione Pax Mundo e alla direzione dell'ospedale di Treviglio di aver creduto in questo progetto che ha fatto un po' da apripista in regione Lombardia, con questa collaborazione fattiva con ospedali del terzo mondo, ospedali africani, in questo caso Treviglio ha privilegiato la nazione del Ghana. Dicevo appunto, Treviglio ha fatto da apripista ad un'iniziativa che poi si è evoluta ed è stata appoggiata e condivisa dall'assessorato alla sanità della regione Lombardia e dall'assessore Bresciani, che ne ha fatto proprio un punto programmatico da estendere ad altri ospedali della regione. E sono stati investiti in un apposito capitolo di bilancio 150.000 euro destinati proprio alla formazione del personale medico e infermieristico di paesi africani nei nostri ospedali, quindi bisogna dare merito a Treviglio di aver proprio aver creduto nell'iniziativa e aver fatto da modello per altri ospedali. Thank you. On behalf of my colleagues and on my own behalf, I want to thank the association Pax Mundo and then the hospital for this project and for the privilege to be part of it. We just want to assure you that we'll put in our best, we'll do well to learn as much as we can so that we can go back and impact on the rest of the population in Ghana. And we want to assure you that all that you are putting in will not be in vain. Thank you very much.